In 50 anni abbiamo fermato la fiera solo una volta per la nevicata. Io capisco tutti i problemi, però noi dobbiamo ripartire da qualche parte. Per noi la fiera antiquaria è veramente uno dei tesori che il Bruschi ci ha lasciato e che dobbiamo tenere per bene. Anche questa edizione di febbraio della fiera antiquaria, salvo imprevedibili colpi di scena, non si farà. È la quarta di fila, alle quali poi vanno ad aggiungersi quelle due già saltate nel primo lockdown, sempre a causa emergenza sanitaria. Ci crediamo, ci vogliamo credere, ma questo punto non capiamo, prima cosa, perché non viene fatta la fiera, perché fondamentalmente abbiamo le solite caratteristiche di Lucca che è stata fatta in questi mesi e anche di altre città che hanno strade piccole e centri storici comunque che hanno qualche problema per mettere i banchi, ma se si vuole si può, anzi si deve. Quando una fiera non si fa e l'espositore ha bisogno di lavorare, l'espositore va a cercare altri posti e se l'espositore se ne va, per noi la fiera è finita. Un'altra edizione che così probabilmente andrà in fumo nonostante la zona gialla ed un altro stop che costa ad antiquari, espositori, ma non solo. La nostra fiera, quando arriva la gente, diciamo che lavorano tutti, dai bar, ai ristoranti, parcheggi, e non parlo soltanto della nostra parte. Un piccolo spiraglio potrebbe adesso aprirsi a seguito dell'incontro tra prefetto, comune e associazioni di categoria, ma restano comunque molto stretti i tempi in vista della prossima edizione. Febbraio, considerando che oggi è mercoledì 3, capite voi che già siamo parecchio, Arezzo si dice alle porte cos'assi. Comunque un estremo tentativo, proveremo a farlo. Lavoriamo molto più diciamo efficacemente per l'edizione di marzo, perché quella deve essere la fiera che ci fa ripartire. Dobbiamo rendere compatibili le esigenze degli espositori e della città per quanto riguarda la fiera con le esigenze di sicurezza che giustamente la prefettura ci chiede. Facciamo maggiori controlli per evitare assembramenti, il distanziamento, che è quello che ci ripetono da un anno, ma che in casi di come per la fiera andrà maggiormente rafforzato, e ulteriori controlli quali, ad esempio, faccio un esempio, il numero degli accessi da controllare. Un po' la rabbia e anche la delusione degli espositori è quella che altre fiere in altre parti della Toscana si faranno, e il rischio è che questo possa portar via espositori anche ad Arezzo. Lucca, che è una delle città che ha fatto fiera, è conformata in maniera diversa rispetto ad Arezzo, voglio dire, gli spazi sono gestibili in maniera diversa, il numero degli espositori magari non è lo stesso, cioè ci sono situazioni che è vero che a un primo confronto dici perché te sì e io no, lo capisco, che però non sono completamente identiche.